Benvenuti a Il Punto, trasmissione di approfondimento realizzata nel centro video di Palazzo Gestaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima dopo una pausa che ci ha messo in stand-by in attesa dei risultati elettorali. Oggi con noi nel nostro studio il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Smacchi. Buongiorno. E il consigliere regionale di Forza Italia Raffaele Nevi. O forse devo già chiamarla onorevole Nevi, no, è presto, ci dica lei, ha preso possesso della carica? Ancora no. Sarà fatto nelle prossime ore, però insomma ancora sono consigliere regionale, che tutto sommato è una carica a cui sono molto affezionato perché ha contraddistinto una lunga parte della mia vita e quindi insomma rimango molto molto affezionato all'Umbria e soprattutto al Consiglio regionale dell'Umbria. Nevi, entro subito con lei anche su questo tema, tanti anni di battaglia all'opposizione in Consiglio regionale, adesso Raffaele Nevi esprime la maggioranza invece del Paese, quindi un'ottica completamente diversa e un ruolo importante per i pochi rappresentanti umbri che siedono al Parlamento, quanto mai strategico. Diciamo che tutte queste certezze ancora non ci sono, perché come sappiamo noi siamo la forza politica, la coalizione che ha preso più voti delle altre forze politiche e coalizioni, però non abbiamo una maggioranza assoluta, quindi bisognerà vedere. In astratto, se si fondessero tutti gli altri, noi saremmo minoranza, quindi dobbiamo vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. La politica italiana è stata, diciamo così, un po' scossa da questa nuova legge elettorale a base proporzionale che non ha premio di maggioranza e quindi adesso bisognerà trovare un equilibrio, se si troverà, altrimenti ci saranno anche nuove elezioni, non è escluso, diciamo, qualcuno ne parla e quindi bisogna vedere nei prossimi mesi. Quello che secondo me è importante è che ci sia un governo forte, autorevole, credibile, sia in Italia che in Europa, per cercare di affrontare i gravosi problemi di cui abbiamo parlato in campagna elettorale, che sono tutti sul tavolo, anzi se non ci fosse un governo paradossalmente. Grazie.
Però si occuperà anche di questioni comunque molto più grossi, cioè di statistica, questo che è stato per questi problemi,
sempre la finanza di più che si attiva su 50 miliardi, 30 miliardi, 40 miliardi, lei si parla di forse vogliamo, ma insomma, non risolvere i problemi, gli italiani sono altri, e bisogna